se tu passi con il rosso, 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 giallo appiccichetto al rosso, giallo e rosso, la multa te la do, la multa te la do. Se ti suona l'antifurto, furto, furto, senza ladro e senza urto, io mi urto, la multa te la do, la multa te la do. Se dal tuo scappamento, scappamento, esce fumo inquinamento, puzzolendo, la multa te la do. Col rosso, col furto, con inquinamento, non mi fai fesso perché? Perché? Perché noi vigili, 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 da sempre vigili, ovunque vigili, noi siamo vigili, 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 e siamo vigili con l'occhio vigile. Se scarrozzi col cavello, bello, e mi sfiori piedistello col cavello, la multa te la do. Se pedali con la bici, diventiamo tutti amici dagli amici, la multa non si fa, la multa non si fa. Perché? Perché noi vigili, 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 da sempre vigili, ovunque vigili. Perché noi vigili, 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 noi siamo vigili con l'occhio vigile. Perché il vigile, 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 da sempre vigile, ovunque vigile. Perché il vigile, 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 io sono vigile. Non ce la faccio più, vogliamo cominciare? Che cos'è, la tisana e il caffè? L'arco per la puntura. Ah. Ma è sicuro che la devo fare ogni mattina? Ti fa bene. Ideazione maledetta. Avanti, posizione. Però mi raccomando, non mi fare male. No. Sta rilassato, eh? Dammi gli schiaffettini che... Sì. Che tu c'hai la mano fatata. Sei pronto? Sì. Mazza, non ho sentito niente, niente, niente proprio. Non l'ho fatta ancora. Ah, no? No. Dammi gli altri schiaffetti. Sì, pronto, eh? Sì. Stamattina mi fa un po' più male, sai? Ti fa male? Eh. Eppure dici sempre che c'ho la mano fatata. Lo so, però tu mi dai gli schiaffettini sulla destra, ta, 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 e poi mi infilzi la chiappa a sinistra e mi fa male, sì. Oh, destra o sinistra? Lo so che sono uguale. Caffè? Caffè, caffè. Avvicina. Senti, ieri sera a che ora sei rientrata? Non t'ho sentita. Verso le 3. Sei stata a ballare? No, solo il turno di notte, no? Perché una che c'è il turno di notte non può andare a ballare? No, dico, una ragazza della tua età deve andare in giro, sei carina. Poi, Piero. Piero? Ogni volta che tocco sto tasto pare una pugnaletta, pare. Tu non la sai l'ultima su Piero, allora? No. Sei fidanzato? No.
Sì. Ah, sì? L'ho visto io ieri sera in macchina con una donna. No, c'era stata la madre. No, che madre? C'ha avuto 16 anni. E la sorella? Non ha sorelle. Ah, non ce l'ha? No. Ha il fratello, lui mi ha detto che c'è un fratello. Che era un capelli biondi, ricci. Non ci può essere un ragazzo con i capelli biondi, l'orecchino. Poi a quello tanto chi lo prende? Il latte, manca il latte. Il latte. La porta. Porta. Buongiorno Milena, c'è tuo padre? Sì, c'è, perché? Sta di là, è una cosa urgente, fammi passare. Papà, la portiera. Urbà, è successa una cosa tremenda. Marta in congiunzione con Venere? No! La fioraia butta l'acqua per le scale. No, mia madre. Tua madre butta l'acqua per le scale? No! Non l'hanno scippata. Ah, non l'hanno scippata? Non l'hanno scippata! Ma perché dici non l'hanno scippata? Un giovanotto, alto, magro, con la moto rossa, col casco. L'ha scippata. 480.000 lire, te rendi conto? Mannaggia, avete avvertito la polizia? Sì, quelli con quello che c'hanno da fare. E poi non è la prima volta. Ma dove è successo? Sempre lì, all'ufficio postale, sempre allo stesso posto. Ah. Una vecchietta l'altra settimana, 70 anni, hanno scippato pure lei. Pure una donna, zoppa. E che? E chi può essere questo ragazzo alto, magro, col casco e la moto rossa? Io li conosco tutti. Non sarà mica Piero? Non dire stupidate. Perché non l'arrestate? Fate qualcosa. Come si fa, Agnese? Con tutto il cuore, ma noi siamo vigili urbani, capisci? Non è nostra competenza. E che possiamo fare? Ma Urbà, se tu vuoi, puoi, tu sei forte, sei troppo bravo. Io già ti vedo su tutti i giornali a caratteri cubitali. Me senti? Me sta a sentire? Sì, ma non gridarti, senti. Il vigile urbano Tommasi che scaccia l'incubo delle vecchiette. E arresta la Primula Rossa con la moto rossa. Papà, non lo vuoi fare, non sei un poliziotto, tu sei un vigile, Sei un vigile. E perché un vigile non può fare una cosa che deve fare? Quando bisogna farla, bisogna farla. Io, ma sai dove vado? Vai a chiamare Tofuri. Bravo. Un vigile. Ma perché non dici un vigile? Sei un vigile. È per me un grande piacere ed onore inaugurare oggi questo nuovo corso di perfezionamento per il corpo femminile dei vigili urbani di Roma. Ed è in questa occasione che sono lieto di presentarvi il dottor De Marzio, che vi aggiornerà sui nuovi regolamenti comunali. Prego. Come primo argomento affronteremo la violazione dei regolamenti di polizia urbana e parleremo delle conseguenti oblazioni. Nei casi di più violazioni dello stesso articolo dei regolamenti comunali, avete l'obbligo darne notizia all'ufficio di pubblica amministrazione per la redazione del rapporto. La seconda violazione dello stesso articolo... Comandante, mi scusi, una chiamata strettamente personale per lei. Ma è proprio adesso che... È una comunicazione urgentissima con precedenza assoluta. Che succede? Scusi, ma devo assentarmi per ragioni di servizio. Lei continui pure. Sì, prego. Dicevo, adesso occupiamoci del caso di una violazione di un minore di anni 18. Allora, in questo caso vanno indicate nel verbale le generalità degli esercenti la potestà genitoriale. Pronto? Ah, pronto, il comandante Tafuri? Sono il vigile urbano Tommasi, per cortesia non mi interrompa, perché le sto per dire qualcosa di importante, ma veramente importante. Io voglio riuscire ad arrestare lo scippatore misterioso. E chi è questo scippatore? È lo scippatore che nella nostra circoscrizione ha rapinato un sacco di vecchiette. Questo non rientra nelle sue competenze. Lasci fare alla polizia e non faccia lo 007. 007? Che cos'è la teleselezione? È bella questa, no? Ho fatto un calambur così per farla sorridere, comandante. Una battuta tira l'altra e Dio per cascosa. Non mi faccia lo spiritoso, Tommasi. Piuttosto, qui sul mio tavolo io non ho trovato il suo rapporto di ieri. Adesso prenda carta e penna e me lo scriva. Carta e penna. Allora? Mi ha dato carta bianca. Mi ha detto muoviti come meglio credi opportuno. Insomma, fai quello che vuoi. Secondo te dov'è il ladro adesso? A casa sua. E che significa? Non è a casa sua, è alla posta. Adesso io mi apposto e vado alla posta. Alla posta. Mi apposto. E stiamo a posto.
Sono Becchetto, scrittore misterioso. Levati, delinquente, in nome della legge. Ci penso io, signore. Segui quella moto. Oh, ma che segui? Segui, io sono da fare. Io sono un vigile urbano, rappresento la legge. Ah, io? Oh. Espresso e raccomandato. Come cavolo si fa a mettere? No! Almeno passa la pensione, mi spacchi il cambio! Oh! Fermati, disgraziato, dove vai? Tanto ti becco! Levatemi, levatemi! Dai, la strada come Rambo! Come si fa per me? Disgraziata, maledetta assassina! Ma ti rendi conto di cosa hai fatto? Oddio, Urbano! Che mi fai la multa? La multa? Ma io ti ammazzo a te tutti questi fiori, maledetti! Te li spezzo, te li distruggo! La licenza per i fiori secchi devi avere, disgraziata! Io ti taglio l'acqua! L'acqua! Ti taglio, maledetta! Buongiorno. 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 E lei è proprietario di questo banchetto? Sì, perché? Tutti in regola, signor vigile. Tutti i prezzi controllati dal CIP. Ah, Comitato Italiano Prezzi? No, no. C e P. Carlo Pintarulo, di Forcella, che sono io il Non ho capito. Ah, io sono il proprietario. Abito vicino al... Vabbè, ma non mi interessa. Io non sono in veste di vigile urbano. Sto guardando un po' di vestiti. Prego, prego. Puoi vedere queste camicie. Tutta roba estera, roba di primissimo ordine. Non si preoccupi. Sì. Volevo vedere un vestito. Un vestito, sì. Un prêt-à-porter? No, non cominciamo con queste marche di lusso che poi costano molto. Io sono stipendiato. No, quale marca? Ha detto va bene una giacca e un pantalone. La giacca, sì, una giacca e una gonna. Ecco. Una cosa non proprio marcatamente, cioè che si capisca o non si capisca, di una certa età, diciamo. Ah, la vita. Da sera, eh? No, da pomeriggio, da passeggio. Da sera. Vabbè, quando fa il buio, uno è vestito. Che cosa guarda che fa quel sorrisetto curioso? È per mia nonna, che mi vesto da donna io. No, vabbè, ma misura, sale, misura. Mia nonna. Mamma. No, ma non è mamma, è nonna. Mia nonna. Non dica magra. Ah, no. Abbondante. E come me, più o meno, robustella, un 54 extra large, più o meno. È sicuro che è per sua nonna. Un'altra volta, è per mia nonna, e si faccia gli affari suoi, va bene? No, consideravo una cosa, dico, sei per la nonna, vedi come dire. Perché non viene lei qua? Di persona. Chi, la nonna? Perché è anziana e poi è paralizzata, va bene? Paralizzata? È straniera la nonna che... Mia nonna è paralizzata, sulla sedia a rotelle, non può muovere. Ah, paralizzata! Ho capito, la nonna è paralizzata, la nonna. E vuole il vestito da passeggio. Ma scusa, un'altra considerazione che faccio io. Sbrighiamoci con le considerazioni. Sì, ma sia calmo. Non sto calmissimo. Caso che se sarà... Perché mi ha chiesto un abito da passeggio? Sei paralizzato? Dove va? Perché le paralizzate non passeggiano, stanno svestite, stanno nude le paralizzate. No. Io la porto a passeggiare, però la carrozzella la porto a passeggiare. Ho capito, lei la porta a passeggiare. Va bene, senza discussione. Questo andrebbe bene, questo è largo abbastanza. Sì, vestito è bellissimo. Sente che stoffa. Sto vedendo perché mia nonna c'ha la stessa taglia mia. Lo so, ho capito. Quanto sfoga questo? Questo sarebbe sulle 5. Che 5 che? Sulle 4. Ma qua, 3 e mezzo. 130. 130 mila lire, tutte e due. Un prezzo proprio. Adesso, dove sono la parrucca? Chi? Come dici? Dove posso trovare una parrucca bionda da donna?
Mo ricomincio con la faccia, che mi dai nervi, va? No, 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 dica una parrucca da donna. Per mia nonna, si vuole fare una passeggiata sulla carrozzella, io la voglio portare in giro e con la parrucca bionda. Ciao, voglio stare con la parrucca bionda. Glielo posso proibire? Con la parrucca, la nonna. No, perché mia nonna è paralizzata e peletta, come me, peletta, va bene, lo vede? Paralizzata e peletta. E peletta, non c'ha capelli. Ci vede bene almeno. Ah! Non mi interessa! Quando le devo dare le donne, metta la cosa qua, 110.000. Metta a posto. Sì, sì. Buongiorno. Buongiorno. Lei è nuova? È la prima volta che la vedo. Sì, sì, sono vedova da sabato scorso. È morto mio marito con un attacco di colesterolo, trigliceridi e diabete. Oh, mi dispiace. Pazienza. Mi scusi, ho sentito che suo marito le è morto da una settimana. Sì, sì. E come ha fatto a prendere la pensione così presto? Ah, questo è un problema. Siccome c'ho delle raccomandazioni molto in alto, dicevo, allora... Si capisce, sempre la solita storia dei raccomandati di ferro. Sì. Già. Che te ne frega te? Stia attenta, signora mia, con tutti quei soldi quando esce. Gira uno scippatore da queste parti. Attenzione, quello è un gran figlio di buona donna, signora mia. È capace di tutto, sapesse. Lo so. Buongiorno. Senti, per cortesia, mi dà dei moduli? Che moduli? Non lo so, quelli che c'ha sotto mano, non basta che carta. Questi? Sì, grazie. Sono pacchi da 500.000 lire? Sì. 500.000. 1.000.000. 1.500.000. 2.000.000. 2.400.000. Grazie. Buongiorno. Scusi, signora. Sì? Ma che impiego aveva suo marito per prendere una pensione di 2.400.000? Era capo di tutti i vigili urbani d'Italia. Sono la vedova Tafuri, generale mio marito. Ah, non sapevo che i vigili erano così ben retribuiti. Lo voglio dire a mio nipote che sta cercando un posto. Sì. Lei me lo consiglia? Ma che me ne frega a me? Ma siete molto in piccione, siete. Buongiorno. Signore! Ecco il disgraziato delinquente assassinato da una taccata e ti spezzo le gengive! Ma come, tu sei scippatore alla tua età? Ma che cosa hai capito, signora? Io sono il commendator Martana, sono un impiegato del Ministero dell'Agricoltura e pensionato anch'io, 720.000 lire al mese. Ah. Signora, mi lasci baciare la mano, la prego. Io sono così emozionato che non riesco neanche più a parlare. E allora? Ma lei è bella, signora. Lei è bellissima. Vedi, io sono così emozionato che non riesco a esprimere la sua bellezza. E lasci so stare. Che il mio cuore batte, palpita fortissimo. Lei è proprio il mio tipo. Lei non è il mio. Lasci perdere che non è proprio bellissimo, lei. Su. Certo, lei mi vede adesso un pochino, come si dice, un pochino bruttino, un pochino vecchio, ma prima... Peggio. Lasci perdere. Non palpiti, se ne va. No, senta, perché non ci sposiamo? Ma quale sposare? Io sono vedova da una settimana. Ci possiamo sposare e poi il sesso lasciamolo da una parte. Sì, è meglio. Perché certo, alla nostra età... Ma quale nostra età? La sua età? Io sono giovane, vada, per cortesia. Ma guardi, se noi ci sposiamo, io le faccio fare tutte le marachelle che le vuole. Sì, va bene. Qualsiasi cosa. Sì. E sai, noi basta che viviamo insieme, vicini, felici e ricchi. È ricco. Perché ricchi? Perché con 720.000 di pensione io e i suoi 2.000.000 rotti possiamo Adesso ho capito tutto. Hai sentito quando io ho detto 2.400.000? Cammina, cavaliere Martingalla. Ma quale Martingalla? Martana. Come che vuole ti chiami? Sono impiegato all'agricoltura. Sì, all'agricoltura. Si ricordi di me, Si ricordi di cammina, me. Cammina, trotta. Un'altra volta. Certo. Cammina, se no ti denuncio pure. Ma ciao, guarda che faccio. Ciao, adesso. Ciao. Fermati!
Spero che sia il grappatoman. Non è... Oh, oddio! Oh, che fai? No, non mi dare con quello stivaletto disgraziato. Guarda che... Vattene voi! Mesi di cazzo di più ogni volta che mi dai, eh? E molla! No! Faccio vedere io. Ah. Senta. Per cortesia, segua quella moto rossa che c'è uno. Ma non vede che c'è un moto? Scusi, non sapevo. Allora, vada che... Sentite condoglianze, era un uomo eccezionale. Senta, per cortesia, dovremmo seguire quella motocicletta rossa. Quale motocicletta? Quella che è andata di là, no? Perché è uno scippatore, quello, un delinquente, sa? Ah. Ha scippato tutte le vecchiette della zona qua. Mi ha dato una botta di tacco di stivale sulla testa, ma strascinato per terra, perché si è preso la borsetta con tutti i milioni, o i milioni. Si crede lui che sono i milioni. Dentro c'erano dei moduli della posta, no? Che io l'ho fregato perché... No, io non sono donna, ovviamente, sono travestito. Travestito, un momento, io sono un pubblico ufficiale, sono un vigile che sta facendo il suo dovere. Prima ho fermato un'altra macchina, invece c'era un funerale, non avevo... Ma lei che cavolo, gliene frega di tutti questi fatti? Vada, no? Se no io l'accuso, la faccio andare in galera anche a lei per complicità, sa? Ho capito, e intanto non ti muovo, mi guardi. Vai a destra, mica il pretendente dello scippatore si aspetta a noi. Ma io devo andare a sinistra. Non me ne frega niente, vai a destra, ti ho detto un ordine. Ah... So io dove ti porto. Senti, mi sono stancata a vederti di fissarmi così. Te l'ho già detto prima, io sono un uomo come te. Come me? Proprio no. Ma che cosa significa? Vigile Tommasi? Sì? Venga. Tommasi, ma come si è combinato? Non le dico i dolori che mi sento dei tiranti, mi fanno male tutte le sopracciglia. Io mi sono voluto travestire tipo Serpico, ma da un punto di vista operativo mica mi volevo esibire. Grazie comunque di essere venuto. Io le avevo proibito. Comunque ne parliamo dopo. Adesso vada dal commissario e risponda esattamente alle domande che le farà. Vada. E sono venuto per questo. Vada. A proposito, comandante, è sicuro che il commissario questo ce la faccio un po'? Rimanga qua lei, comunque non te ne vada. Eccomi. Così lei afferma di aver visto bene lo scippatore. Me lo può descrivere? Sì. Signor commissario, lei è il commissario, no? Mi scusi, non avevo piacere. Dunque, adesso le faccio una descrizione ben dettagliata, però non è che me lo posso ricordare perfettamente, perché era sotto casco, cioè nel senso che era coperto al casco, ma mi ricordo benissimo, il casco era di colore blu scuro. Sa quanti caschi blu girano a Roma? Tanti? Almeno 20.000. 20.000 caschi blu a Roma? Sentite, comandante. Sto ridendo perché... Non mi è venuta in mente una cosa, come ho letto sui giornali questa polemica, sa proprio come le forze dell'ONU a Roma, le forze sono scese col paracadute. Qualche altro particolare? Sì, il giubbotto di pelle nera, me lo ricordo. Sa quanti giubbotti di pelle nera stanno a Roma? Mi ricordo anche che aveva i blue jeans celesti, ma sa quanti blue jeans celesti sono a Roma? Giustamente, ecco perché non l'ho detto. Però, un particolare, il tipo della moto. Moto Guzzi, 500, tipo anni 50.
Sa quante Guzzi ci sono? Ci sono, però mi faccia finire, signor commissario. Io mi ricordo pure la targa, non mi dica chissà quante targhe ci sono a Roma. Me lo poteva dire prima, qual è questa targa? La targa io l'ho vista e l'ho localizzata, perché io faccio in un attimo, sa. A me, guardi, nel mio servizio tutto mi si può dire, ma che io non memorizzi bene le targhe, le facce, poi per le facce io sono... Anzi, mi scusi, signor commissario, proprio è una curiosità che mi deve togliere. Usciamo fuori dal seminetto solo per qualche secondo. Ma quando Kojak è venuto in Italia a fare i telefilm, no, le cose, che ha fatto anche la pubblicità della cosa del coso. E lei ha fatto la controfigura per caso? No, perché è proprio uguale Spacchetto, mi scusi. Vorrei sapere la targa. Sì. 35500 RM. Roma, no? Come se concetto, Tommaso, però mi scusi, comandante, ma se io non mi congiavo così non facevo tutto quello che ho fatto con la mia memoria picco mirandolesca, adesso stavamo ancora a bracolare nelle cose buio. Lo supponevo. Ecco, come supponeva. Targa di moto rubata. Senta, Tommasi, io la ringrazio per la sua collaborazione. Di niente. Ma se non sono riusciti i nostri agenti della speciale a catturare lo scippatore delle vecchiette, ma come poteva supporre che un vigile urbano riuscisse a risolvere il caso oltretutto in forma dilettantesca? È carino, ma questo, signor commissario, che dice lei, perché io faccio il mio lavoro come lei fa il suo. E non è bello sentirsi dire in forma dilettantesca, perché io sono 22 anni. Tommasi. No, per dire, mi scusi, comandante, ma se il commissario dice... Va bene, ma adesso... Vuol dire che sottovaluto è il corpo nostro. Va bene, Tommasi, ma adesso andiamo. Va bene. Arrivederla, signor già commissario. Solo perché il fratello fa i telefilm, che ci ha preso per scemi. Mandatemi subito l'agente Scardino. Fiorin Fiorello, spazzare bello, vicino a te e... Scusi, signore. Non mi tocco quelle mani fetende da Monezzero, che puzzano di porcheria, sa? No, volevo dire... La somiglianza è strabiliante, lei... Un'altra volta, ma che fa? Mi gira intorno, mi fa ballare. Signora, scusi tanto. Che cosa vuole? Lei per caso è la sorella o la zia... Di Urbano Tommasi, il vigile urbano, sono la sorella. La sorella, permette signora, che piacere, è veramente un piacere, ho notato io subito questa somiglianza così, lei è più bella naturalmente, anche la voce, forse la sua è un poco più grossa così, ma comunque anche... Più bassa diciamo, sì, più bassa. Per via del climaterio. Di chi? Vabbè, lasci perdere. Sì, che piacere, veramente è un piacere, per me è un'emozione. Io sono molto amico. Lasci perdere, si mette il cappello che sta meglio. Sì. Lei è Tobia, no? Lo spazzino fetende, come dice mio fratello. Quel fetendone di Tobia. Due gocce d'acqua, siete due gocce d'acqua, tale e quale, veramente una goccia d'acqua. È due ore che ci stai cascando, scimunito, sono io. Urbano. Eh? Tu sei. Ma tu pensa alla psiche umana dove arriva. Una cosa incredibile. Io però qualche cosa l'avevo notata, Quando eravamo ragazzini, se ti ricordi che giocavi sempre con le bambole... Ma chi? Ma che stai dicendo? Non dire stupidezze, dai. Facevi i vestitini, facevi i quali vestitini? E poi un'altra cosa, ti mettevi sempre le scarpe. Le scarpe coi tacchi. Le scarpe della mamma e poi andavi in giro con le scarpe della Le scarpe? Le scarpe, porca miseria, le scarpe. Hai ricordato una cosa importante, un dettaglio importantissimo. Per lo scippatore. Devo tornare al commissariato. Cosa fai? Ti vai a costituire. Ma quale costituire? Devo tornare al commissariato perché c'è uno scippatore che ha preso i soldi da una vecchia. Sì, fai bene. No. Adesso vado al commissariato così i meriti sono della polizia. E i vigili urbani, secondo. No. No. Faccio tutto da solo. Che fai? Me ne vado. Te ne vai. Sto vicino a te qua, mi fa freddo. Zividè. Va a morire ammazzato. Si può sapere che hai? Io? Perché? Dico, è da stamattina che siamo in servizio, non mi hai rivolto una parola che una, aiutami a di una. Perché vuoi parlare con me? Parla con tua sorella. Mia sorella? Io non ho sorelle. Sì, papà ha detto che è una sorella. È quella che stava con te l'altra sera in macchina a Via l'Europa. Via l'Europa? Mm-hmm. Ieri sera? Mm-hmm. Ma quella non è mia sorella, quella è mia cugina. Tua cugina? Certo. Raccontamene un'altra. Ma ti spiego subito. Mia cugina è arrivata 2 giorni fa a Roma dalla Calabria e siccome non ha mai visto la città, le ho fatto fare un giretto tutto qui. Carino. Stasera se vuoi te la presento. No, presentala a papà che è meglio. Mi hai fatto felice, sai?
Io? Certo. Perché? È perché sei gelosa. E visto che sei gelosa, questo vuol dire qualche cosa, no? Qui il Lupo 12, parlate pure, vi ascolto. 7145 in linea. Lupus in fabula. Tua cugina? No, tuo padre vuole parlare. Papà? Ah, Milena? Camiseria, ma com'è che nei film americani i fili sono 70-80 metri? Niente, Milena, ti volevo dire una cosa. È una cosa molto urgente, devi venire subito a casa. Papà, sono in servizio. E ti esonero da servizio. Agli ordini, papà. Bravo, così si fa. Dunque, non mi fa perdere il filo, perché è una cosa molto importante. Dunque, devi entrare in una cartoleria nei pressi di dove stai di servizio. Devi prendere 45-50 fogli di carta, quelle da disegno, sai che 30x40, 50x60 non ha importanza. E 70-80 pennarelli. Pennarelli di tutti i colori. Che vuoi diventare un pittore naif? Naif di tua sorella, non parla spiritosa, vieni subito a casa. Ah, mentre esci dalla cartoleria, ricordati che... Sì, un attimo solo che finisco la firma. Dai, non guardare, mi metti in difficoltà, è una stupidaggine. È carino però. Carino, eh? Sì. Dunque, hai parlato con loro? Sì, sì. Sono disposta a collaborare? Ah, entusiasta. Meglio così, così non perdiamo tempo. Hanno già mangiato tutti i biscotti? Tutto. Anche i taralli? Pure. Hai. Vabbè, vengo subito io, un attimo, eh? Va bene. Ecco. Siamo tutti qui perché anche voi farete parte dell'operazione, eh? Bene. Quando cominciamo? Non vedo l'ora. Quando è che si entra in azione? Siamo tutte elettrizzate. Eccomi qua, bambine. Oh, buongiorno. Che simpatico. Scusate se vi chiamo bambine, ma è per tenervi allegre, ecco. Dunque, vi ho riunite qui. Voi giustamente mi direte, perché questa è congiata così? Perché mi diletto a casa a fare qualche quadro, a dipingere un po'. Anche se mia figlia non ammira molto questo mio hobby. È proprio grazie a questo mio hobby che ho potuto dipingere questo che voi vedete qui. Osservatelo bene, perché questo è lo stivaletto dell'individuo disgraziato, famigerato, fetente che vi rapina le vostre magre pensioni. Ora, per cercare di trovare questo, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo darci una mano. Allora, innanzitutto, trovare chi fabbrica questo tipo di stivale, che anche è fuori moda, come vedete. Allora, da dove dobbiamo cominciare? Prima dovete dividervi in tre gruppi. Un gruppo va dai fabbricanti, un gruppo va nei negozi di scarpe, un gruppo va da quelli che addirittura forniscono i negozi di scarpe. Così riusciremo a capire chi è. Poi subentro io, diciamo, alla fine, come si suol dire, il giustiziere della notte, ecco, il sottoscritto. Credo che mia figlia Milena vi abbia già dato 10.000 lire pro capite per... 15, papà. Con 10 che ci fanno? Che ci fanno? 15? 15? 15. 15.000 lire pro capite perché con 10 che ci fanno, ecco, le prime spese panino, autobus e tutto il resto. Va bene? Allora, ci vediamo tutte quante stasera, come ho detto. Stand up! Oh, grazie, grazie. Avanti, andiamoci da fare. Io so dove cercare. E tu vieni con me. Sì, facciamo coppia. Arrivederci. Che fai con sta pistola? Niente, stavo guardando perché innanzitutto la dobbiamo pulire, che è un po' di tempo che non si usa. E poi che mi dici che fai con questa pistola come un bambino? Guarda che io ho fatto 15 anni di poligono, sono stato campione nazionale... Hai capito? Ecco perché... Però, oh, insomma, non è... piano, dentro casa sta pistola è pericolosa, papà. Ah, ma che c'hai paura, Mile? Che sono cose che bisogna saperlo usare. Non è che basta avere un po' di dimestichezza e uno... Oddio, che... Cassetto. Ah, credevo che mi era partito il colpo perché avevo armato il carro. Ma tanto è scarica, che parte. Vabbè, e mo con la pistola che devi fare? Dunque, adesso dobbiamo fare, procediamo con ordine. Preparo olio e aceto. Per fare l'insalata? Ma quale insalata? Per lubrificare la pistola. L'olio per lubrificare e l'aceto per sgrassarlo, no? Sicura? Sicurissima. La sicura. Ah, sì, sì, è che io sto vedendo prima la traiettoria e poi... La il cane? Dov'è? Qual è? Alza il cane. Il cane è facoltativo, se uno lo vuole alzare lo alza, spara lo stesso, no? Vabbè, più facile però se lo alza. Allora lo alzo. Thank you.
Finito. Allora? Manco uno. Come manco uno? Guarda. Ah, ecco. E per forza, io non ho calcolato il vento. Oggi c'è vento nord-nord-ovest. L'ha detto anche il bollettino meteorologico. Non c'è un alito di vento. Vabbè, Milene, ma tu, figlia mia, stai diventando proprio ogni cosa. Questo non è così. Mi dà pure ai nervi, mi dà. Stiamo sparando, mica stiamo... Posso provare? Tu? E che c'entra? Ma questa è un'arma. No. Avanti, avanti. Oh. Milena, attenzione, che quella è una pistola. Non si gioca con le armi. La fanciulla del web. Vado a vedere? Vai, vai. Quanti centri? Neanche uno. Te l'ho detto, è questione di vento. Come neanche uno? Neanche uno. Se non ce n'è uno, è meglio che ce ne andiamo a casa, che si è fatto tardi e si può guastare il tempo. Sì, sì. Andiamo a casa, andiamo a casa. State calmi. Abbiamo faticato, ma alla fine vittoria! Sì. Sono state bravissime! Ah, mi fa piacere che l'avete trovato. L'avete trovato a chi? È un artigiano. Sì? A via delle Fornaci 50. Fa gli stivali su misura del tipo che ha disegnato lei. Ah, andiamo subito in via delle Fornaci da questo artigiano, andiamo. Ma adesso sono le 8 passate, i negozi sono chiusi, dov'è? Ah già, allora domani mattina presto dobbiamo andare da questo artigiano, ricordiamo. Ma non sono io anche noi? No, voi vi siete già esposti abbastanza. Vi ringrazio di cuore, basta così. Ciao ragazze! Non accettate caramelle dagli sconosciuti, eh? Ciao! Ciao, ciao, ciao! Hai capito? Perché? Perché se quello si accorge che noi siamo due vigili, l'artigiano delle scarpe è reticente, poi non ci dà le risposte giuste, chiaro? Elementare, capo. Vai. Andiamo. Hai messo? Accomodatevi. Giorgio, piglia la licenza, è arrivato un vigile. Come ha fatto lei a capire che io sono un vigile? Lei c'ha la faccia da vigile. Comunque non siamo qua in veste ufficiale. Giorgio, lascia sta. E in che cosa posso esservi utile? Dunque, papà, il prototipo. Il prototipo. E che mostro costruo? Stamattina mi hai detto occhiali, cappello impermeabile. Mi va pure lungo. Il disegno. Il disegno, mia figlia. Questo prototipo, disegno, è suo? Sì, sì, credo di sì. È una mia creazione esclusiva. Stivaletta made long... arabeschi in ferro caldo e borchie in tinta argento brunito. Ma mi dispiace, non posso farne uno uguale né per lei né per la signorina. Mi chiamano Paganini. Che significa? Che lo ripete, no? Ah, modello unico. Esatto. Volevo solo sapere chi è che l'ha comprato questo, nome, cognome e indirizzo. E perché? Come perché? Non mi ha detto che ho la faccia da vigile urbano. Perché quelle scarpe erano talmente belle, colorate, che volevamo invitarlo a una mostra delle calzature. Ma sicuramente vincerà il primo premio. Comunque, vabbè, il nome, cognome e l'indirizzo di quello che ha preso questo. Non lo conosco. So soltanto che è un tipo sui 25 anni, Moretto. E l'indirizzo? Neanche quello conosco. Non consegniamo mai la merce a domicilio. So che si chiama Enzo. Enzo del Terburino, è uno con una moto, cioè è una Guzzi rossa. Bravo, questo ragazzo è intelligente, è perspicace, mi piace. Dimmi qualche cosa di più di questo burino.
E che te posso dire? Può trovare troppo al club. E che? Certo, dove se danci. Dove se danci, no, se danci, danci. Enzo, va là, rimorchia qualche pischella mentre danci. Pischella, capito? Beh, tu sei intelligente, sai? Si vede che hai proprio un occhio efficiente da poter fare il vigile urbano. Sì, ma non voglio fare la fine tua. Io ho detto un occhio efficiente, l'altro occhio è deficiente, quindi tu sei mezzo deficiente, il vigile te lo scordi. A capo, la licenza non l'abbiamo guardata, eh? Vabbè, tornate quando volete. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. Milena, attenzione che quello non è un convento. Non c'è problema, se ho bisogno ti faccio un fisico. Aspettare a me? Sì, per portarti in pista e fatti assaggiare una fetta di paradiso. Ma vedi, andatene, c'è un appuntamento, va, va. Allora famo così. Se l'uomo tu non viene, io sono sempre qua che ti aspetto. Poi sarai tu a dirmi, voglio essere la donna del Ciriola. Ciriola so io. La fortuna. Che vuoi? Coca. In bustina o bottiglia? In bottiglia. Perché qui l'abbiano tutti in bustina. Senti un po', ma Enzo il burino si è visto oggi? No, oggi non è venuto. Forse vi è più tardi, forse non vi è per niente, dato sì che è molto vago. T'ho sentito, sai, cerchi Enzo il burino? Che c'hai, un rendezvous con lui? Sì. Guarda che caschi male. Com'è che mi fa occhietto? Ma che occhietto? C'ho un tic da quando sono nata. E perché casco male? Caschi male perché c'è una faccetta da sprovveduta. Quello è il burino. È uno che una ne lascia e cento ne prende. Davvero? E certo. Gli fa due moine e se la porta a casa. Fatto il servizio, chi si è visto si è visto. Lascia sta, bellezza, non è roba per te. E te ci sei nata a casa? E certo. Io so cretina e ci so cascata. Per cui sei dove abita? Al Grand Hotel. Al Grand Hotel, davvero? Ma non hai visto che t'ho fatto l'occhietto? Scherzavo! Quello sta in una baracchetta in mezzo al prato, al 15° chilometro da Casilina. È l'unico arredamento un letto a due piazze. Sì, mi sa che c'hai ragione, sa? Sei un'amica, non è il tipo mio questo. Sola, eh? Siamo rimasti soli. Vieni qua, te voglio consolare. Ari, dai, e vattene, va. Ma perché? Non la senti? La passione è l'estasi. Butta, la faccio sentire. Aio, aio, aio. Ecco qua, questa è la casa delinquente. Ho localizzato anche la moto Guzzi targa 3M. Guarda. Hai visto? Sì. Adesso lo sistemo io il delinquente. E dove va? Per tetti? L'ora X è scattata. Senti, ma adesso che l'abbiamo localizzato non è meglio chiamare la polizia? Eh sì, ti pareva. Così il merito se lo beccano loro e io e te che ci stiamo a fare un lavoro così. Ma che scherzi. Domani figlia mia leggerà il mio nome su tutti i giornali. Sì, su necrologi. Certo che tu per dare iniezioni proprio di fiducia alla gente sei nata apposta, eh. Ogni giorno un'iniezione di ottimismo, addirittura. Che cosa ci vuole Rambo per fare questo? Vado lì con le manette, mani in alto, sei... Ma resto, lo porto qua, lo portiamo dalla polizia, no? Ma ti rendi conto tu sei da solo? Lo so, ma lui non lo sa che io sto da solo, capito? Ecco, ciao. Vengo con te. No, lascia stare, tu nascondi la macchina, che questa è bianca, si vede, anche se è da lontano. Capito? E aspettami.
Signora, per favore, scusi, dove è un telefono? È dentro a sinistra. Grazie. Pronto? Mi passi subito il commissario, per favore. Enzo dentro il burino! Ti abbiamo trovato, arrenditi! Non fare scherzi che sei circondato da 120 uomini! Ti diamo 20 secondi di tempo per uscire! Plotone 1, caricate i Kalashnikov! Plotone 2, caricati tutti in mitra! Caricato! Enzo dentro il burino! Ti rendi conto della situazione? Ti conviene uscire con le mani alzate! Ti darò 3 secondi di tempo! State fermi! Non sparate! Vieni. Non fare mosse false, eh? Allora ti arrendi? Come? Sono disarmato. Bravo. Uno deve ragionare, eh? Vai, buono. E stai calmo. Ecco le mani. Le manette. Beh, perché sei scemo? Io metto le manette a te, tu metti le manette a me. Certo. Ma io sono un agente della polizia urbana. E io sono agente da speciale. Con quella faccia. Bella la tua. Oh, poche parole, fammi vedere il tesserino qua. E io ce l'ho dietro. E io ce l'ho davanti, allora. E fammi vedere prima tu. Oh, madonna, benedetta. Ah, va, fai piano con la mano. Aspetta, eh. Sì. Hai visto? Tutto a posto. Metti qua. Aspetta, eh. Piano il mio. Che facciamo il tango figuretto? Ragazzi, aspettate qui. Signorina, venga con me. Va bene. Adesso ho capito che sei un poliziotto. Allora? E allora tiriamo fuori le chiavi. E prendiamo le chiavi. La tua dove ce l'hai? E ce l'ho qui davanti. Non fare questo gesto che mi dai i nervi. Io ce l'ho di dietro. E molto tocco di dietro. Io ti tocco davanti a te? E allora stavo tutto il giorno così, con le manette. Vabbè, ma una soluzione la dobbiamo trovare. Papà, tutto a posto? Tutto a posto. Vigile Tommasi, ma che ci fa lei qui? Signor commissario, che ci faccio? Mica sto giocando, no? O è stato un delinquente, uno scippatore, perlomeno credevo di averlo fatto, se non mi avesse mostrato il tesserino dove dice di essere un agente speciale. Lo è? E infatti è l'agente Scardia del mio reparto. Milena, prendi la chiave di qua, sciogliti. Ma scusi tanto, commissario, questa non è la moto Guzzi rossa che abbiamo sempre detto, targata PRM35500? Sì, sì, sì. E non è del Burino? Sì. E questa non è la casa del Burino? Certo che lo è. E il Burino, lo scippatore, dove sta? È stato arrestato un'ora fa. Oh. E il mio agente Scardia è rimasto qui alla baracca per eventualmente catturare gli altri complici.
Ho capito. Poi è arrivato lei e ha incasinato tutto. Mi scusi, signor commissario, se no io vado. Una mia curiosità, forse non è il momento, ma ogni operazione che lei fa è difficile, porta sempre il lecca... Sì, perché? No, perché sempre io l'ho sostenuto, dicevo anche a lei, che è proprio quello ai telefilm di... Papà! Come l'avete arrestata questo? Semplicissimo. Abbiamo seguito ogni sua mossa. Ah, avete seguito ogni mossa del burino? No, sua. Tua mossa. Ah, sua, tua, mia? Sei stato bravo. Complimenti. Non mi aspettavo tanto da te come dilettante. Ah. Congratulazioni. Grazie, però mica tante congratulazioni, però uno rischia pure la vita. Questo poi non è lui e va bene, c'è una bella faccia, ma bella, si fa per dire. Però poteva essere un delinquente, potevate anche avvertirmi, no? Il burino era un elemento pericoloso. Ah. Ha già ferito un nostro uomo. Per fortuna di striscio. E poi non potevamo permettere che Roma perdesse un così zelante vigile urbano. Commissario, scusi, per afferrare meglio, questo vuole essere un encomio o una presa per il papà. Sedere? No. È un encomio. Ah, un encomio. Vabbè, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Cardi, non mi guardare così, va bene, ho sbagliato. T'ho scambiato per un delinquente, invece ci somigli soltanto. Va bene. Arrivederci, ecco già ai comandi. Vai, vai. Sei una bella traditrice pure tu, eh? Papà, io l'ho fatto per il tuo bene, ho avuto paura. Per il mio bene. Tanto adesso tutti i meriti se li frega la polizia. Poi dici che noi siamo i vigili. Che devono fare i vigili? Sono scemi. Adesso la prima cabina che troviamo farà bella telefonata all'Ansa, così domani esce su tutti i quotidiani la mia fotografia. Hai capito? Che? Stasera domani è sciopero dei quotidiani. Ah sì? Eh. Ma pare fatto apposta, non me ne va bene uno. Sei sfortunato.